Questo programma è offerto da Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada Statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise, www.armeniseimpianti.it. Saicaf, il caffè. Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas and Power. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il 91esimo minuto. Finisce 2-0 tra Entella e Bari. È appena andata in scena l'ennesima sconfitta fuori casa dei biancorossi, o forse sarebbe meglio chiamarla la rivincita di Ciccio Caputo. Commenteremo la partita insieme a Salvatore Guastella. Ben ritrovato Salvatore. Grazie Barbara, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio. E ovviamente anche insieme al nostro Cristian Siciliani in studio qui con noi questo pomeriggio. Ciao Cristian. Ciao Barbara, buonasera. Salvatore, in attesa di collegarci con un ospite d'eccezione, perché sentiremo tra pochissimo il mister Vincenzo Torrente, sì, che era lì a Chiavari a vedere la partita, quindi sentiremo anche da lui che cosa ne ha pensato di questa, di cosa ne pensa di questa prestazione. Do subito la parola a te, Salvatore. Di certo non una bella partita. No, è stata un'altra partita imbarazzante, perché doveva essere la partita della riprova, l'ennesima. Non so quante volte l'abbiamo detto, però della riprova per vedere se questo benedetto processo di crescita del nuovo Bari, del nuovo Corso Camplone, si concretizzasse in un risultato positivo, magari in una vittoria, ma almeno in un risultato positivo. Invece siamo incappati in un'altra prestazione, ripeto, imbarazzante da un punto di vista del carattere, da un punto di vista dell'agonismo, da un punto di vista ovviamente anche del gioco, perché come ho sempre detto, se corri, arrivi secondo su tutte le palle degli avversari, inevitabilmente e le pigliano sempre gli avversari, inevitabilmente giochi male. Questo è oggi, quindi tra l'altro su un terreno dove non era facile, appunto ci voleva corsa, carattere, voglia, cattiveria, siamo venuti meno nei fondamentali di una partita di calcio. E allora andiamo subito a collegarci con Chiavari, con Vincenzo Torrente. Buonasera mister. Buonasera a voi. Ciao mister, buonasera. Ciao Vincenzo, buonasera. Sono Salvatore Guastella. Ciao Vincenzo. Ciao. Mister, stavamo commentando la partita, insomma, non una bella prestazione quella dei biancorossi. L'ha vista ovviamente dal vivo, che cosa ne pensa, quali sono le sue impressioni? Ma l'impressione che il Bari ha incontrato un'ottima squadra, che ha fatto un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo, poi dopo nel secondo tempo ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate, però nel primo tempo Ventella ha creato tre occasioni da gol con Ciccio Caputo, che non è riuscito a finalizzare, poi nel secondo tempo finalizzato con un gran gol, e poi dopo ha avuto l'altra palla gol. Direi una vittoria meritata per quello che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Mister, decisa dal suo Caputo, con lei ha realizzato 17 reti in Serie B, oggi possiamo dire che si è preso anche una bella rivincita, perché ovviamente l'anno scorso era un po' finito nel mirino di buona parte della tifoseria. Ma Ciccio con me ha fatto grandi cose, in due anni ha fatto 26 gol, quindi credo poi anche altri gol con la maglia del Bari, è un giocatore importante in Serie B, un attaccante a doppia cifra, ha trovato credo l'ambiente giusto, ambiente tranquillo dove può esprimere tutto le sue potenzialità, però devo essere sincero, l'Inter mi ha fatto un'ottima impressione, tutta la squadra hanno giocato anche con una certa tranquillità rispetto al Bari,
che ha sicuramente più pressioni, visto che il Bari è partito con altri obiettivi. Vincenzo, volendolo analizzare da un punto di vista difensivo, mi sembra che oggi il Bari sulle fasce in fase difensiva siamo andati veramente in difficoltà. Secondo te, così come l'hai vista, cioè se tu volessi analizzare dove ci hanno fatto male, è in quella zona di campo oppure tu hai visto altre situazioni lì dal vivo? No, ho visto Rentella molto, molto aggressiva, già dall'inizio dell'azione del Bari andava a pressare alto e poi dopo ha sfruttato sicuramente l'ampiezza con le catene, terzino esterno, soprattutto la zona sinistra del Bari, dove si sono create le situazioni, soprattutto come dicevo prima, nel primo tempo, che hanno messo in condizione Caputo di poter far gol. Mister, come si spiega anche una prestazione così negativa sul piano proprio del carattere, della determinazione anche dall'esterno? Per il Bari era la classica prova del 9, aveva ritrovato il successo in casa contro la Ternana, poi di colpo si ritorna comunque a prestazioni così, così negative. Questo non lo so, non voglio entrare in questo diciamo, aspetto. Io no, posso dire che oggi non era facile contro questo Entella, poi anche l'Entella in casa si esprime alla grande, anche perché il terreno di gioco dove loro sono abituati favorisce sicuramente, infatti ci sono stati molti errori di fraseggio da parte del Bari, ma questo per un adattamento credo non è facile, poi dall'erba al sintetico, però l'Entella ripeto, in casa va forte, oggi credo che ci siano stati più i meriti dell'Entella e dei meriti del Bari, non credo che dopo una settimana una squadra possa cambiare mentalità, quindi anche se forse è stato un po' con la Ternana il caso, perché diciamo si è rivisto il Bari delle puntate precedenti che spesso, che spesso ha fatto fatica. Salvatore. Senti Vincenzo, non ti voglio mettere in difficoltà, però ti chiedo, in virtù della classifica attuale del Bari e dell'organico del Bari, è deficitaria? Io posso dire che mancano ancora 12 partite, se non sbaglio, 36 punti. Il Bari ha le potenzialità, le qualità, ci deve credere per raggiungere l'obiettivo dei play-off e lottare per la Serie A. Questa squadra è stata costruita per questo, ci sono tutte le possibilità, bisogna trovare quella continuità che in B non è facile, però il Bari ha l'organico, ha una grande tifoseria e ha tutte le carte in regola per fare queste 12 partite alla grande per centrare l'obiettivo. Va bene mister, la ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a voi. Ciao, grazie ciao. Mister. Grazie ancora Vincenzo Torrente. Ovviamente riapriamo la linea alle telefonate 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Vi ricordo che potete anche scrivere le vostre domande e i vostri commenti sulla pagina Facebook del TB Sport. Prima di andare avanti andiamo a vedere quelli che sono i risultati, almeno parziali, perché alcune partite devono essere ancora giocate, di questa trentesima giornata di campionato. Allora, tra Perugia e Ternana finisce 1-0, invece un pareggio 2-2 tra il Trapani e il Cagliari. Avellino Spezia finisce 0-1, Latina Como 1-1, il Novara vince in casa contro il Vicenza 4-0 e il Crotone 2-0 in casa contro l'Ascoli, Lanciano vince 1-0 contro il Brescia. Si sta giocando proprio, iniziata da pochissimo, probabilmente c'è già stato il fischio d'inizio della partita tra la Pro Vercelli e il Pescara, che è stata rimandata di qualche ora per problema causa maltempo. Per causa maltempo. E poi ricordiamo che si giocherà Modena-Livorno domani alle 17:30 e poi Cesena-Salernitana
settimana alle 20:30. Per quanto riguarda invece la classifica, il Bari ritorna fuori dalla zona playoff. Allora andiamo subito a vedere. In testa troviamo il Crotone a 63 punti, seguito dal Cagliari a 62, il Pescara al terzo posto a 49 punti, al pari con il Novara al quarto posto. Cesena, Virtus Entella e Spezia a 47 punti, il Brescia a 45, il Bari subito fuori dalla zona playoff con 44 punti. Insomma, un vero peccato, era rientrata la scorsa settimana, però sì. Insomma, questi sono i risultati di oggi. Questo sono i risultati impietosi del campo. Male, sì, vedere quella classifica a questo punto del campionato, soprattutto dopo essere stati presi, tra virgolette, a schiaffi anche da Lentella. Abbiamo la prima telefonata in linea. Pronto, buonasera. Buonasera a voi. Niente, io volevo chiedere in particolare a Bastella, che uomo di calcio, eventualmente di confermare quella che è la mia conclusione alla fine di quest'altra ennesima tristissima partita. Il Bari è questo, inutile che ci illudiamo che ha l'organico, ha i giocatori, non ha la mentalità, eccetera, eccetera. È questo, è una squadra da metà classifica, abbiamo 41 punti, facciamone in fretta anche 9, così ci salviamo e pensiamo al prossimo anno. Io credo che ormai, dopo questa ennesima triste partita, dico triste perché veramente è stato uno spettacolo indegno, non fare un tiro in porta per tutto un secondo tempo con Lentella, che francamente tutto il rispetto, ma sarà una bella squadra, non è proprio un rombo di tuono, significa che siamo questi. Quindi credo, chiedo a Bastella eventualmente di confermare. No, ti devo dare ragione, l'ho appena detto. Grazie. Il campo, i punti sono l'esatto risultato di quello che ci siamo meritati, senza ombra di dubbio. Però io sono del parere che questa squadra, questo organico non può collezionare questi risultati. Chiedo scusa, dovrebbe avere dei punti in più, sarebbe bastato anche oggi, ma in tante altre partite, che la squadra ci avesse messo un po' più di piglio, un po' più di voglia, di coraggio, di corsa. Senza anima. Bravo. Non possiamo essere così arrendevoli, al di là dell'avversario, perché comunque oggi avevamo un avversario che aveva i nostri stessi punti, quindi dovevamo portare il giusto rispetto. Ma noi abbiamo fallito tante partite quest'anno, non ultima Lanciano, che era rovinato, e siamo riusciti a ritirarlo su. Allora, il problema è che è vero che la squadra è questa, secondo me, continuo a dirlo, ma non per non rimangiarmi quello che ho detto all'inizio, come tutti del resto, che questa squadra non può avere questi punti, cioè non può essere a questo punto del campionato, dopo aver preso lo spavento l'altra volta e aver riacciuffato i playoff, riuscirne fuori in modo così molle. Quindi probabilmente sì, siamo questa squadra, ma non siamo questa squadra per le potenzialità. Io questo ancora mi sento ancora di dirlo. Semplicemente però devi lottare tutte le partite come se fosse una finale. Quindi noi non lo facciamo, perché oggi siamo stati veramente arrendevoli. Non abbiamo vinto un contrasto, non abbiamo, la palla mezza e mezza, si arrivavano sempre prima loro, correvano più di noi. Quindi sono delle basi nel calcio che, se tu non le rispetti, l'ho detto l'altra volta, a parità di contenuti, di corsa, la squadra più tecnica vince, ma dobbiamo prima pareggiare la corsa. Noi la corsa la perdiamo sempre. Poi una squadra, sì, Salvatore, che ha anche dei limiti difensivi clamorosi. Sì. Oggi sono francamente imbarazzanti, male tutti, però penso soprattutto Sissoko, la fase aspetta, difensiva oggi nel primo non tempo, la conosce. Oggi nel primo tempo, dico adesso una mezza provocazione, abbiamo visto il Caputo che ha fatto contenti i suoi detrattori, perché ha sbagliato un paio di occasioni clamorose, poi sì, ci ha fatto un gol clamoroso. Sì, sì. Anche se era sempre bravo comunque a smarcarsi, sì, Tonucci, sì, Sissoko, sì, non l'hanno mai, non l'hanno mai visto, Sissoko in special modo. Se no, già nel primo tempo potevamo essere, sì, già sotto di brutto, sì, sì, di brutto. Anche se poi c'è da aggiungere, perché dobbiamo dare l'unica occasione che abbiamo avuto buona, Rosina, al 40esimo, da lui mi aspettavo una conclusione un po' più pericolosa. Sì, la praticamente ha tirato addosso. Se gli chiami Rosina devi fare gol. Bravo, lì era un rigore in movimento, dai, praticamente. Vabbè, comunque mi sono dilungato, chiedo scusa all'amico che è in linea. Scusa. Diamo subito la linea ad un nostro ascoltatore. Pronto, buon pomeriggio. Pronto, buonasera a tutti presenti, sono Francesco il Daspato. Ciao Francesco. Io vorrei dire una cosa, anche se andiamo ai play-off, con gli scontri diretti è come l'ultima spiaggia. Arrivato a sto punto, inutile deludersi. Uno, due,
a me mi dispiace per gli altri tifosi che sono andati là, l'ennesima delusione con tanti chilometri per ritornare a Bari. Poi secondo me non è più l'allenatore arrivato a questo punto, sono proprio i giocatori. Secondo me questi stanno nei Caraibi, stanno alla spiaggia della squadra e dei tifosi non ne vogliono sapere proprio e neanche della maglia. Buona serata. No, il problema è che grazie. A volte sembra davvero che passeggino in, sì, in campo, sì, alcuni giocatori, proprio si spegne completamente, completamente la luce. Sì, oggi è divertito, ma già il fatto stesso che in un tempo intero non abbiamo tirato una sola volta sotto di due gol, nello specchio della porta, una volta, sì, è stata una conclusione di Valiani, credo, sì, di Rosina, però, sì, sì, insomma, centrale. Poca roba. Non è la reazione di una squadra che vuol riprendere e riacciuffare il risultato. È una reazione quasi istintiva, come dire, quasi dovuta, ma per onor di firma, ma sì, non, sì, c'è, ecco, non c'è stata reazione, no? Ci aspettavamo una reazione dopo il 2-0, ma qualcosa dopo, che ma potesse... Ma dopo l'1-0, sì, infatti, dopo il gol ti aspetti una reazione invece, invece non c'è stata, neanche gli ultimi minuti di partita, come magari eravamo stati abituati a vedere, non c'è stato invece nulla di tutto questo. Zero. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Sì. Ciao. Io mi sono stancato di essere tifoso del Bari, mi sono rotto le scatole. Paparetta deve mandare via Camplone e mandare via Rosina. Basta, non ce la faccio più! Grazie, beh, lo sfogo, insomma, è... Comprendiamo l'amarezza, sì, sì, però al di là di Rosina... Ma non è uno. Oggi sì, sì, sono tutti... Il problema. Tutti, io tutti volevo, tra virgolette, in qualche modo... Oggi bisognava cambiarli tutti. Sì, anche infatti, oggi ci sarebbe stato probabilmente da fare 10 cambi. Quindi non è solo Rosina, se non per salvare Rosina, perché non è da salvare, non c'è da salvare nessuno oggi, quindi non è Rosina. Il problema è purtroppo generale, è purtroppo generale. Anche se in questo momento anche Camplone ci sta capendo. Sì, sta capendo anche lui, poco, anche lui, sì, non, probabilmente non sta individuando qual è la strada giusta per avere un rendimento costante per un certo numero di minuti, magari 90, non è male. Sia in casa che fuori, cioè bisogna partire dal minimo. Lentella ha collezionato palle gol in serie nel, sì, primo tempo, quindi questo, sì, è imbarazzante. E i cambi, tra l'altro, a proposito di cambi, non sono stati incisivi, non hanno in qualche modo cambiato potevi cambiarli anche tutti, però non sarebbe cambiata la, sì, la sostanza. Ha fatto dei cambi, no? Sì, ha provato a mettere Boateng nel tentativo di dare un po' di vivacità. Non c'era proprio. Poi i cambi di Romizzi che entra. Non lo so, forse per stanche. Ma voglio dire, non sono state incisive. Ripeto, una partita che è difficile, come dire, non commentare con toni e con termini anche un po' forti, perché siamo qui davanti alle telecamere. Però capisco i tifosi che sono. Certo. Che hanno un po' più di libertà. Quanto il successo con la Ternana sia stato dovuto soprattutto magari alla brutta prestazione della Ternana, degli avversari. Beh, abbiamo trovato un avversario sicuramente in difficoltà, che è venuto da noi, c'aveva gente fuori, eccetera. Questo è un Bari che ha replicato le gare precedenti. Se non, sì, peggio. Fuori casa è praticamente, a parte cosa fu Cesena che, sì, faceva, sì, una, sì, buona, sì, prestazione, sì, poi, sì, per, sì, il resto abbiamo collezionato solo ed esclusivamente brutte figure. Figuracci. Brutte figure. Diamo la linea ad un altro telespettatore, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E cosa dirvi? Cioè, è veramente avvilente lo spettacolo a cui stiamo assistendo quest'anno. Io una domanda però velocissima. Mi confermate che Puskas non è entrato per un problema muscolare? Per quel che ne sappiamo, sì, anche noi, sì. Purtroppo, sì, c'è ancora... Purtroppo allora, la comunicazione del Bari continua ad essere assente, però a quanto pare ha avuto un problemino muscolare. Però, se mi consentite, a questo punto un qualsiasi altro allenatore prendeva un giocatore della primavera che noi abbiamo e lo metteva lì davanti, perché tanto almeno vediamo qualcosa, finalmente, del vivaio. E probabilmente i soloni che abbiamo alle spalle forse si mettono una mano alla coscienza e cominciano a giocare con delle persone che saranno il futuro del Bari, perché questo è il passato, perché Maniero, con tutto il rispetto per Maniero, Rosina, eccetera, sono dei giocatori arrivati,
che al Bari non servivano. Grazie. Grazie. Vabbè, oggi era praticamente impossibile, la squadra era già partita la volta di Chiavari, dunque era impossibile anche poterlo in ogni caso sostituire. Poi purtroppo Maniero è ancora fermo ai box, però ripeto, al di là della punta, non punta, è proprio la squadra che non ha reagito nel complesso. Insomma, non si può salvare nessuno per la prestazione di oggi. Sinceramente no. Non me la sento, cioè, voglio dire, a chi... Non c'è stato uno che ha fatto probabilmente il minimo per beccare la sufficienza. Ci sono giocatori che meriterebbero anche non voglio andare su, siccome mi ha chiesto espressamente chi salvare, quindi devo prendere i più positivi, sono tutti sotto la sufficienza, quindi salvare nessuno. Per quanto mi riguarda, ma ripeto, non è solo in virtù hanno fatto una prestazione dal 3 del al 4, risultato, ok? È proprio la prestazione. Io non guardo il risultato, me lo dimentico il risultato, è proprio la prestazione. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Due cose. Sì. Innanzitutto, non so se avete notato la maglia della sporca sudata, la nostra bella ancora pulita. E due, a questo punto dovevamo farlo noi il silenzio stampa e non la società. Ciao, buona giornata. Eh sì. Grazie. Lentella sì. Alla fine ha dimostrato come si giocano certe partite in un campionato di Lentella serie. C'è da dire, attenzione, io non sto difendendo nessuno, non sto dando alibi a nessuno. È vero che Lentella sul proprio terreno ha fatto il fortino, sì. La vera cassaforte dei suoi punti. Io credo che quelli di oggi su 40, dunque dovrebbe essere a 46, credo che ben 34 li ha fatti sul proprio terreno di gioco. Ma a maggior ragione sai che vai ad affrontare una squadra che sul proprio terreno è veramente forte. Temibile. E devi andare più che motivato, più che arrabbiato, non voglio usare altri termini, con gli attributi ben in vista. Invece no, siamo andati lì. Sentivamo anche i cori, no, dei seguaci della sì, Nord. Sì, vabbè, sì, chiedevano sudore, modo. Rispetto. Sì, chiedevano un maggior sì, rispetto anche per loro, la maglia soprattutto. Perché anche loro hanno pienamente hanno ragione. Poi sono tornati in trasferta dopo diverse trasferte vietate, quindi si aspettavano... Non è dietro l'angolo, Chiavari, non è dietro l'angolo, tempaccio. Di essere ringraziati. Pioggia, vento, freddo. Vedere certe prestazioni è imbarazzante. E torni con un 2-0, dura. Sì, sì, una provocazione arriva ve la dico velocemente, poi diamo subito la linea. Da Gianni sulla nostra pagina Facebook, cosa nasconde il silenzio stampa? Ormai sembra non ci sia più motivazione. Non per non parlare, c'è qualcos'altro stampa, dietro? No, non ne parliamo più del silenzio stampa. Siamo in qua. Basta. aspettiamo comunicazioni, sì, ma non è inutile più parlarne. Guarda. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Luca, saluti a tutti. Ciao Luca. Ciao. Buonasera. Io sono tra il disgustato e l'obbligo del realismo. Concordo pienamente con quello che ha detto il primo ascoltatore. La squadra è questa. Dopo tutte queste giornate e dopo tutte le occasioni mancate, e mi ricollego a quello che ha appena detto Salvatore Guastella, mancate dal punto di vista della prestazione che è fatta, lui ha giocato a calcio, me lo può insegnare, è fatta di contenuti tecnici, ma anche di corsa, di agonismo, di voglia, di orgoglio, di non volersi far mettere sotto dall'avversario di turno. Tante cose che sono mancate tante volte, troppe volte anche oggi. E quindi continuare a parlare dell'organico, fatemi passare la battuta, l'unica cosa che mi viene da dire sull'organico del Bari è che andare di corpo esattamente come qualcos'altro di organico. Vi auguro buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Sulla carta sembrava un organico assolutamente all'altezza, però poi purtroppo... Sul campo questo non si è tradotto in punti e risultati. Ad oggi no, o meno, l'abbiamo intravisto in qualche rara circostanza. Ci siano anche delle lacune poi evidenti nel caratteriali in assoluto, come carattere, io parlo generale della squadra, dei singoli... Ma anche tecniche dietro, perché sì, no, ma ci sono degli errori, sì, Salvatore, imbarazzanti. Sì, cioè, abbiamo delle amnesie, delle lacune, delle defiance, chiamiamole come vogliamo, sia durante l'arco della partita in alcuni episodi quando ci vanno bene, ma parlo per partite intere, cioè non ne usciamo, questo è duro, insomma, da dover a sto punto constatare. Prima avevamo dei sospetti fondati, ma a questo punto credo che ci siano tutti gli indizi che fanno una prova che siamo questi.
Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Ed eccoci rientrati in diretta con il 91esimo minuto, andiamo subito ad ascoltare, a sentire cosa ne pensa Enzo Tamborra di questa prestazione. Buonasera Enzo. Sì, buonasera, ho appena finito di registrare il servizio Repubblica e ho parlato di un Bari inesistente, non riesco a trovare aggettivo diverso per il Bari di oggi, un Bari nullo sia dal punto di vista caratteriale che da quello tattico che da quello tecnico, una squadra fantasma che ha fatto una figuraccia contro un'Entella che ci ha dato una vera e propria lezione di calcio e per di più si è consumata, direi anche giustamente, la vendetta di quello che per l'ambiente barese, forse anche per alcune valutazioni tecniche, era definito il brocco di turno lo scorso anno. Meno male che il Caputo è un brocco. 12 gol, grande gioco a disposizione della squadra, è uno dei più belli in assoluto del campionato di Serie B. Siamo di nuovo fuori dalla zona playoff e forse oggi abbiamo capito sino in fondo il perché siamo fuori. Di solito ci aggrappiamo all'idea dell'episodio, del gol sbagliato, la sfortuna. No, noi siamo fuori dalla zona playoff perché non siamo all'altezza, almeno fino a questo momento, delle prime otto del campionato. Benzo, abbiamo avuto oggi anche la conferma che alla fine la vittoria contro la Terrana è stato un caso, perché abbiamo visto il Bari delle puntate precedenti con dei giocatori francamente imbarazzanti in campo. Beh, non a caso avevamo detto anche a Telebari, una rondine non fa primavera, sì, mi sembra che sì. Sia stato questo un po' il, come dire, il cavallo di battaglia di questi giorni, perché è chiaro che quando una squadra come il Bari aveva accumulato soltanto 9 punti in 12 partite e poi improvvisamente vince 4-0, qualche dubbio ti viene. Fu una gloria oppure c'era di mezzo magari una Ternana in serata storta? Probabilmente abbiamo avuto la fortuna di giocare con una Ternana che quella sera non c'era e questo ci ha reso il cavolo di compito, perché potevamo pure perdere oggi con l'Entella, ma non in quel modo. L'Entella ci ha sovrastati dall'inizio alla fine della partita. Credo che il 2-0 sia persino un risultato stretto per la differenza di valore in campo. Salvatore, che dire, insomma, il problema è che adesso bisogna guardare in faccia la realtà. E la realtà qual è? Dobbiamo inseguire forse l'ultimo posto a disposizione dei play-off? La realtà è questa, a meno che gli altri non si inchiodino e noi non si faccia dei passi in avanti, come dire, sensibili. Oggi ho capito fino in fondo perché il Bari è fuori dalla zona playoff, mentre le altre volte mi sembrava addirittura ho sperato nel recuperare qualche posizione, le altre vanno come delle schegge. Lo Spezia ha vinto ancora oggi fuori casa 1-0 e continua con un girone di ritorno mostruoso, il Novara ha vinto 4-0 e questa è una classifica ancora parziale perché il Pescara sta ancora giocando e il Cesena giocherà lunedì, ma diciamo che oggi abbiamo capito perché il Bari sta lì, e non lo giustamente, perché è una squadra nulla, che non, ripeto, oggi non salvo nulla, né l'aspetto caratteriale, né quello tecnico, neanche quello tattico, perché insomma anche dal punto di vista di come era messa la formazione in campo, di come ha giocato, ho visto delle cose che non mi sono affatto piaciute, anche i cambi non mi hanno convinto. Ora non so per quale motivo ad esempio non abbia giocato Puskas e per quale motivo non abbia giocato Dezzi, insomma io avrei provato se non altro a far giocare la stessa squadra o più o meno la stessa squadra che aveva giocato con la Ternana, non fosse altro per dare continuità, però evidentemente c'era qualche problema fisico, perché altrimenti non mi spiegherei perché Puskas dopo due gol, non fosse altro per un fatto di continuità per un giocatore che si gioca come Puskas oggi non abbia giocato neanche un minuto. Sì, pare che avesse avuto sì un problemino fisico, perché altrimenti non si spiega fisico, davvero. Non si spiegherebbe diversamente, sì, l'esclusione di Puskas, insomma. Al di là di questo, e devo dire che ora non andiamo a valutare le singole prestazioni perché oggi, però non, davvero l'involuzione di De Luca è quasi inspiegabile. De Luca è nullo da alcune partite, non so se avete notato, De Luca sì, è veramente sì, zero. Non si sta vedendo. De Luca qualche volta, qualche prestazione anche l'anno scorso la regalava per intero alle squadre avversarie, nel senso che non era inesistente, insomma, lo regalavamo,
nella speranza che si potesse accendere in qualche circostanza. Oggi proprio non erano né gli avversari nel suo terreno, nel suo, sì, perché insomma oggi ci voleva tanta fisicità, dove abbiamo assolutamente peccato. Adesso mi faccio una domanda piccola, ma dobbiamo insistere per forza con questo modulo? Cioè, voglio dire, visto che fuori casa abbiamo delle difficoltà esagerate e praticamente le abbiamo perse tutte. A proposito, mi suggeriva il buon Davide a Brescia che abbiamo perso 10 partite su 30, quindi un terzo. Sì, un numero incredibile. Grazie a Davide che ci fa fare queste riflessioni amare, fa bene però. Ti dicevo, non si può provare, almeno fuori casa, ad avere una duttilità tattica un po' diversa? Perché capisco di giocare col 4-3-3, eccetera, eccetera, ma il buon sano vecchio 4-4-2, che con un centrocampo un po' più imbottito di persone, magari due centrali, cioè mi riferisco a una coppia che sappia, come dire, reggere l'urto degli avversari, quindi non so, un Genzoglu Romizzi o un Genzoglu un altro, perché così siamo in balia degli avversari sempre, almeno portare a casa il risultato, al di là dell'estetica, che ne pensi? Sono d'accordo con te, anche perché non abbiamo, a mio avviso, la gamba, la fisicità per sopportare anche un modulo dispendioso e anche rischioso. Questo è un procedimento massacro, giocare alla lunga con questo modulo, con questi interpreti soprattutto, perché francamente ci sono anche dei giocatori che, a mio avviso, hanno dei limiti atletici che annullano completamente quello che potrebbe essere la differenza tecnica. Insomma, io penso a Rosina, sovrastato nettamente, sì, agli avversari, bastava un attimo aggredirlo e perdeva palla. Ora faccio solo degli esempi, perché oggi non salvo uno di quelli del Bari, sia ben chiaro, non voglio dire quello. Arrivi secondo Enzo, già li ho bocciati già tutti io 11, beh, tu stavi oggi, facendo il tuo sì, l'abbiamo detto, già bocciati tutti, molti io. Sono da tre in pagella, cioè non di più. Sì, non di più. Oggi, ripeto, l'avevamo definita la prova del 9, non a caso, perché veniva un 4-0 in casa, perché comunque volevamo capire al confronto con l'Entella, anche se il Bari avrebbe dimostrato superiorità, e invece la prova del 9 è finita con uno 0 spaccato, perché è stata imbarazzante la superiorità dell'Entella. A me è piaciuta molto questa squadra e non a caso è la squadra che dopo lo Spezia ha fatto più punti nel girone di ritorno. Devo dire che da un lato il gol di Caputo mi ha amareggiato, dall'altra parte ho provato quasi un inconscio piacere, perché c'è giustizia nel calcio, perché questo ragazzo, devo dirti la verità, insomma, è stato veramente bastonato a Bari, cioè massacrato, trattato male, anche con una vicenda poco chiara per quello che è stato il suo addio. Io non faccio tifo per un giocatore o per l'altro, io faccio tifo in assoluto per il calcio e per la verità, e la verità oggi si è vista sul campo di Chiavari, con un Caputo che, per carità, avrà anche sbagliato due gol, ma c'era sempre nella rentella, ha giocato anche molto bene di sponda con i compagni e soprattutto ha segnato forse uno dei gol più belli del campionato di Serie B. Quindi davvero un gol strano, perché da una parte chiaramente sono stato male, perché ho capito che non c'era niente da fare oggi, dall'altra il riscatto di Caputo dà anche un senso di giustizia a quello che è accaduto fino a questo momento. Enzo, continuiamo anche a vedere però orrori, possiamo definirli difensivi incredibili, perché Sissoko la fase difensiva non la conosce proprio, poi al di là poi delle prestazioni dei vari Tonucci, Rado, lo stesso Di Noia. Sì, sugli esterni fanno quello che vogliono. Ci sono state reazioni di una semplicità imbarazzante. Io ho visto anche Tonucci a volte girarsi verso la panchina per dire ecco, ma qua che succede? Cioè non riuscivano a capire come arginare, sì, quelli dell'Entella, che trovavano vita facile sugli esterni. Però quando io dico l'architettura di questa squadra lo scorso anno, come in questo campionato, è precaria, mi riferisco a questo. Cioè bisogna avere idee chiare su quello che si va a fare, non bisogna prendere i giocatori giusto per prenderli. Chi li prende questi giocatori? Se aveva l'idea di delle condizioni di Sissoko, che probabilmente è un giocatore buono nell'ultimo quarto d'ora quando gli altri sono distrutti fisicamente, perché questo abbiamo visto di Sissoko, l'abbiamo visto entrare due volte nell'ultimo quarto d'ora ed è sembrato devastante, ma è sembrato devastante soltanto perché gli altri erano stanchi, erano morti, aveva ancora qualche cartuccia da sparare, ma quando è toccato 90 minuti, forse era successo da Rendino, non mi ricordo in quale partita o non so dove, avevo visto la stessa prestazione di Sissoko. Di Noia
fa bene fino a quando puoi attaccare, ma quando devi difendere si vede che un centrocampista non è un difensore. Cioè, non si inventa nulla fondamentalmente, non dobbiamo sorprenderci di queste cose, no? Perché sì, noi l'abbiamo visto molto bene l'altra sera, quando la partita si è giocata su ritmi molto bassi e il Bari aveva il sopravvento sulla Ternana, ma quando bisogna difendere, bisogna sapersi anche difendere, e il Bari non ha saputo fare. Va bene, anche io sono d'accordo, ripeto, però io sto veramente, mi stavo immaginando che fuori casa il Bari deve cambiare, 4-4-2 non ci pensare più, perché deve rinforzare il centrocampo, finito. Non puoi continuare a perdere tutte. No, ma mi stavo veramente immaginando questo, Enzo, mentre tu parlavi mi prefiguravo la prossima formazione. Allora, metti due centrocampisti davanti alla difesa che facciano la diagonale tra di loro, o centro-sinistra, centro-destra, esce uno ad attaccare, l'altro scala, va dietro, la difesa deve tenere sempre protetta, perché noi ci abbiamo, se viene fuori il centrale per qualche motivo, viene saltato, e Gonzalo non è un fulmine di guerra, seppur gioca bene con la palla, eccetera, siamo messi malissimo. Allora, rimediamo, almeno fuori casa. In casa, se vuoi provare a essere un po' più spregiudicato, ritorna al 4-3-3. Io non penso che una squadra di professionisti di Serie B o un allenatore ci abbia un solo schema nella testa, se no abbiamo finito. Anche perché gli avversari continuano a collezionare palle gol in serie. Sì, ma voglio dire, non mi viene da dire che non puoi cambiare modulo, questi due moduli, modi di giocare, non è che ce ne devi cambiare 10, 2. Stiamo parlando di una squadra di Serie B e con un allenatore altrettanto bravo di Serie B, quindi prova a cambiare soluzioni. Io, nel mio piccolo, in passato l'abbiamo fatto, anche quando giocavamo con Catuzzi, in qualche circostanza si giocava, si cambiava e si metteva il doppio centrale per rispetto anche della forza dell'avversario. Poi se vedeva che la partita si metteva in un certo modo, quegli stessi 11 facevano il 4-3-3. Non è che ci vuole la scienza, ci vuole solo un po' di applicazione e concentrazione. Quindi io credo che Camplone prenda in considerazione questa ipotesi, se vuole, tra virgolette, portare a casa la pagnotta, nel senso di portare a casa qualche risultato positivo fuori casa, perché oramai le riprove sono talmente tante, fuori casa siamo fragilissimi, quindi o pone rimedio cambiando modulo, visto che gli uomini li ha alternati e non è cambiato niente, oppure commenteremo sempre partite disastrose. Va bene, Enzo, noi ti ringraziamo per essere intervenuto e ti auguriamo ovviamente buona serata. Buona serata, ciao. Grazie ancora Enzo Tambora, responsabile dei servizi sportivi di Telebari. Noi andiamo avanti, riapriamo la linea alle telefonate, 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Ovviamente potete anche scriverci, ve lo ricordo, sulla nostra pagina Facebook. A proposito di in casa, la prossima partita sabato con la Pro Vercelli avrà sicuramente ora diremo sulla carta magari l'avversario, ecco, giusto, abbordabile, però dovrebbe però essere ancora 0-0 tra Pro Vercelli e Pescara, non so se dalla regia mi conferma. Abbiamo il doppio, abbiamo 15 punti, 14 punti della Pro Vercelli. No, dico, poi abbiamo visto il Bari fare figuracce anche con squadre qualitativamente modeste, mai sottovalutare nessuno, non lo so. Ma giochiamo in casa, speriamo che in casa abbiamo qualche reazione. Sì, beh, noi fuori casa siamo veramente, uso un termine, insomma, disastrosi. Ma in casa almeno dobbiamo portare a casa i tre punti con chiunque, probabilmente. Insomma, quindi sarà non voglio pensare a una partita. Sarà un'altra settimana comunque. Certamente delicata. Tribolata, certamente difficoltosa, perché è un'altra, cioè, le sconfitte non portano serenità, non portano serenità quando ti alleni, non portano serenità all'ambiente, non portano serenità da nessuna parte. Quindi sarà una partita, una settimana d'avvicinamento difficoltosa, ma è anche comprensibile. Cioè, non sono lamentele campatinate, perché anche oggi la gente è rimasta non è più che amareggiata. Certo. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Sì, la sentiamo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Senta, vorrei parlare un attimo con Guastella. È qui. Sono qua, sento, adesso magari mi vedi, però sento con attenzione. No. Tra l'altro, è possibile che tutte le volte che andiamo in trasferta le squadre avversarie diventano tutti Barcellona e Real Madrid contro il Bari? L'ho appena detto, se mai sentito, con Enzo. L'ho appena detto. Ho detto che dobbiamo smettere di giocare con questo. No, io no. Dicevo solo questo. Ma a quando mi cambia questa squadra, che non fa niente per me, tutto è maluro con questa squadra qua. Lo so, ti ripeto, ho appena detto, per la prima volta mi sono espresso in questo senso, dobbiamo cambiare modulo, perché non possiamo andare a fare il 4-3-3 fuori casa, che ci fanno male.
imbottiamo il centrocampo, ne mettiamo uno in più e proviamo con questa strada, con uno più scolastico, più accademico, 4-4-2 di movimenti strani. Cominciamo a fare le cose semplici. Semplici, bravo. Scusa, semplici. Posso, sì, certo, certo, scusa. Vai. Scusami, trovato, ma allora a questo punto Nicolo non aveva torto. Purtroppo no, nel senso non che... Non è la colpa di Nicola, ci dobbiamo ricredere a lui. Sì, fino adesso sì, nel senso che fino adesso aveva più che ragione lui, perché a parità di partite aveva fatto roba di 7 punti in più, 8, non so se a sto punto quanti sono. Però sì, aveva ragione lui, sul campo aveva ragione lui. Allora ringraziamo il nostro telespettatore. Sì. Grazie, grazie. Allora prima di andare in pubblicità, un'ultimissima. A quanto pare mister Andrea Camplone avrebbe parlato e le sue parole le citiamo i colleghi del Quotidiano Italiano sarebbero: questo non è il mio calcio, se il problema sono io mi metto in discussione, dico solo che è impossibile non prendere un calcio di punizione nella loro metà campo e nei pressi dell'area di rigore 90 minuti, quando gli avversari ne hanno conquistati 50, questo dice tutto. E ancora a Bari è dal primo giorno che dico di non scherzare, sarebbe da pazzi, dobbiamo avere contestazione ogni settimana, ogni partita, non esiste, esiste solo entrare in campo per giocare e dare l'anima, oggi tutto questo è venuto a mancare, non c'era attenzione né cattiveria, è mancato tutto, cosa che invece si è vista da parte dell'Entella. E in chiusura bisogna capire cosa vogliamo fare e la cosa più importante, la Serie B si vince con un filotto, altrimenti facciamo un campionato anonimo e questi tifosi non meritano una cosa del genere. Queste le parole di mister Andrea Camplone. Facciamo una cosa, le commentiamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in diretta con il 91esimo minuto, ci siamo lasciati con le parole di mister Camplone, questo non è il mio calcio, se la colpa e se il problema sono io mi metto in discussione, parole forti Salvatore. Molto, sono molto forti, se questo l'ha detto anche alla squadra o anche alla società sono ancora più forti avendole ribadite in una dichiarazione pubblica. Se lo sta dicendo solo in questa circostanza, quindi nella dichiarazione senza, come dire, confrontarsi con qualcuno della società, fanno ancora più rumore. Non sono più forti, ma per mio modo di dire fanno ancora più rumore. Mi dispiace, tra virgolette, vedere confermate le nostre impressioni dalla fonte più autorevole, che è l'allenatore, perché lui è quello che può dare il giudizio più azzeccato alla sua squadra e ai suoi uomini. Diciamo. Sì, no, proprio quello più obiettivo, perché quello, insomma, noi possiamo avere delle impressioni, lui li vive in primissima persona. Detto ciò, vuol dire che lui si vuol prendere le colpe, però questa è un'accusa molto grave a tutto il gruppo, perché se lui dice questo non è il mio calcio e se sono io me ne vado, però non credo che sia lui, lo dico proprio in modo quasi sicuro che non può essere lui, perché non è lui che va in campo. Certo. Quindi può, tra virgolette, un allenatore mettere male una squadra, schierare non l'11 migliore in quel momento, però la reazione in campo, l'orgoglio in campo va al di là degli schemi, degli 11 che sono scesi. Noi oggi abbiamo visto, come giustamente ha detto, non abbiamo preso un calcio di punizione, non abbiamo tirato in porta, e questo è semplicemente il frutto che tu arrivi sempre dopo, perché se tu causi e quindi procuri dei calci di punizione alla squadra avversaria, vuol dire che sei arrivato secondo e hai fatto fallo, se invece arrivi prima sei tu che guadagni i calci di punizione. Quindi questa è una cartina al tornasole di quello che è stato anche dai calci di punizione pro e contro, di come è andata la partita. Proprio da queste cose te ne accorgi. Però un Camplone che fa sì, chiaramente capire Salvatore che in questo momento la squadra non lo sta seguendo, quindi c'è una sorta di probabilmente sì, di spaccatura. Ma probabilmente sì. Chiaramente è un momento difficilissimo. Sì, infatti. È un momento difficile. Ora tocca davvero alla società prendere anche decisioni forti. Se dovesse poi accorgersi magari che non c'è sintonia tra il tecnico e la squadra, perché
Non è possibile continuare così. Sì, è un'agonia, nel senso che bisogna che si guardino, si chiudono nello spogliatoio, presidente, secondo me il presidente, l'allenatore e i giocatori si guardino negli occhi e si chiariscono da uomini, cioè non è possibile, ripeto, che questo gruppo sia così molle, così arrendevole. Al di là di quello che può essere un abbaglio di nomi, di età, ma non può essere che siano così arrendevoli con tutti, soprattutto fuori casa. Da ex calciatore, te la faccio una domanda, come le avresti prese queste dichiarazioni? Da ex calciatore, sei un tecnico? Io ho avuto il piacere e la fortuna di non avere mai avuto questo genere di problema, perché ho fatto parte a Bari di gruppi veramente solidi e veramente coesi, compatti, al di là dell'allenatore. Però l'avrei preso come un atto d'accusa impietoso, perché li ha messi di fronte proprio alle loro responsabilità. Perché ripeto, un giocatore che non, uno che si sente dire, non, a meno che non sono assurdamente sciocchi, che dicono no, non si riferisce a me, invece la regola è che devi essere il primo a sentirti coinvolto, anche quando hai fatto bene. Appunto, di fronte a un'accusa del genere devi dire che stai venendo meno al minimo che ti viene chiesto, perché il minimo che ti viene chiesto non è fare cose straordinarie, fare le cose normali. La cosa normale per un calciatore è correre, concentrarsi, applicazione, non perdere innanzitutto il confronto con il tuo diretto avversario da singolo e poi da reparto e poi come squadra. Noi l'abbiamo sbagliato tutti. Diamo la linea ad un nostro telespettatore. Pronto, buon pomeriggio. Ciao Barbara, buonasera a te, sono Michele, ciao. Saluti a Cristian e Salvatore. Ciao Michele, buonasera. Ciao. Faccio a entrambi una mia riflessione e una domanda anche per voi, come la pensate? Allora, partendo dal presupposto che ovviamente società ha sbagliato anche quest'anno, il nostro direttore sportivo, ahimè, lo stesso, e gli allenatori anche. Dico, abbiamo fatto una campagna acquisti a gennaio spendendo qualche denaretto, anche solo di ingaggi, però abbiamo preso 4-5 giocatori che vedono panchina e tribuna. Inutile elencarli, no? Fuori condizione, dopo un mese e mezzo, fuori condizione ancora, non capisco perché, vabbè, comunque non si giocano. Ma non era il caso, secondo voi, di puntare, vi faccio dell'esempio anche, se un allenatore di prima fascia, di livello altissimo, esempi, Spezia in Serie B con Di Carlo e Donadoni in Serie A col Bologna, che con le stesse squadre i risultati li stanno facendo vedere. Non c'era comunque la disponibilità economica per raggiungere poi ringraziamo certi, il nostro telespettatore. Certi obiettivi. Perché aggiungerei Roma con Spalletti, giusto per fare ormai un esempio. Sì, purtroppo per raggiungere certi allenatori devi anche pagare un ingaggio consistente. In questo momento il Bari non si ricordiamo che Camplone ha accettato, e questo gli fa, devo dirlo, a prescindere da tutte le sue vicende personali, eccetera, gli fa onore, ha accettato una scommessa, cioè ha scommesso su se stesso un ingaggio che nessun altro, ve lo garantisco, nessun altro allenatore avrebbe accettato, cioè questi soli 6 mesi. Qualsiasi allenatore che subentra in corso d'opera vuole più l'anno successivo. Sì, e ha scommesso anche ha su, scommesso su se quindi, stesso. No, sì, per questo sì, dico, sì, bisogna fare sì. Dar merito e onore a Camplone, che ha detto ok, accetto i 6 mesi che mi da qui a fine campionato. Tutti gli altri, Nicola, ma tutti gli altri che subentrano in corso d'opera vogliono il campionato in corso più l'anno successivo. A un certo tipo di allenatore non potevi arrivare. Esattamente. Detto ciò, se vai su un allenatore di primissima fascia non avrebbe mai accettato i 6 mesi restanti e soprattutto avrebbe preteso come minimo un anno di contratto per l'anno successivo e ovviamente a cifre che probabilmente e magari anche uno stravolgimento ulteriore dell'organico. Sì, con 4-5 giocatori, quindi non con le caratteristiche, 4-5 nomi certi che sarebbero arrivati. Economicamente era un passo che non ci possiamo permettere, ma non solo noi, il Bari, molte squadre non si possono permettere. Intanto vi aggiorniamo sulla situazione Provercelli-Pescara, vince in casa la Provercelli, è arrivato il secondo, la seconda rete. Questo quindi la dice tutta su il nostro prossimo avversario, Pescara, che Pescara, oddio, è un momento un po' di momento flessione. Anche loro, sì, di flessione. Però insomma c'è un margine che può, tra virgolette, superare questa crisi, è la Provercelli che mi preoccupa un pochino. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, buon pomeriggio. Sì, buonasera a tutti, sono Massimo da Bari. Ciao, sono Massimo. Uno degli 11.000 abbonati. Anche quest'anno dobbiamo dire grazie a papà Resta che è riuscito a prenderci in giro. Ma dall'anno prossimo io, come molta altra gente, non ci abboneremo più, perché noi ci sentiamo presi per i polletti. Buonasera. Grazie, beh, insomma l'amarezza. Un'attacca della colonna delusione, l'ho appena messa, è normale.
Sì, ci sta, anche perché è il secondo anno consecutivo che magari si parte con proclami e premesse di un certo tipo, invece poi clamorosamente il campo poi sta dice, venendo dice meno, tutta... Stanno venendo meno, sì, anche se ripeto, non me la sento di dare tutta la colpa alla società, ce n'ha tanta per carità, di ma sforzi non tutta, dobbiamo dire che ne ha perché neanche, gli sforzi ne ha fatti sulla carta, non siamo stati i soli e gli unici ad essere soddisfatti di come è andato il... comunque il mercato soprattutto estivo del Bari, purtroppo il che ci sono delle pecche, sì, ne abbiamo parlato anche prima con Enzo Tambora, magari una figura importante anche in società che sappia comunque gestire, fare scelte un po' più funzionali, ecco, sì, più che di impatto funzionale, ma questo io credo, spero, non so le dinamiche, non le vivo, non le ho vissute. Ma credo che ci sono stati dei confronti, cioè quando viene descritta la caratteristica di un determinato giocatore, poi a fianco inevitabilmente ci metti dei nomi, quando proponi il nome, cioè abbiamo la possibilità di prendere Tizio e Caio, va bene, sì, cioè, quindi vuol dire ci sarà un accordo, non penso che venga preso qualcuno alla cieca senza nessun confronto, quindi questo per dire che per non discolpare qualcuno o incolpare un altro, semplicemente perché credo che sia un lavoro di equipe. Il direttore sportivo comunicherà che quel giocatore con quelle determinate caratteristiche ha la possibilità di prendere Tizio e Caio, vedi Dezi, vedi quegli altri. Sì, qualcun certo. altro gli avrà detto sì, mi sta bene, no, certo. non lo prendere. Quindi chiaro non è solo uno. I risultati sino a questo momento dicono aggiungo, che è stato e aggiungo che qualche altro dirà sì, ok, ci possiamo permettere di spendere questa cifra. Quindi più di uno dovrà dire sì o no. Però per quanto riguarda il gradimento tecnico della persona, credo che sia... ci sia un contatto, un confronto direttore sportivo-allenatore, ma credo che proprio sia che sia il minimo. In questo momento bisogna davvero capire però no, il rapporto proprio tra Camplone e la squadra e il gruppo, quindi capire... A sto punto sì, a sto punto il dubbio mi viene, ma non di le solite frasi che si dicono, il remare contro, queste sciocchezze, non, purtroppo io personalmente faccio fatica, non ci credo, però capire se questi danno, come dire... Quel quid in più che le squadre che, come dire, sono al 1000% con l'allenatore fanno, non mi sembra. No. Questo non voglio insinuare dubbi, però non mi sembra però... che siano, come dire, tutti predisposti al sacrificio. Beh, per 90 ore, insomma, dice questo sì, non sì, è dice, appunto, calcio, il mio calcio. Vuol dire conseguenza, insomma, prende dice le distanze questo, da ma ripeto, non sto da quanto sì, magari, accaduto, magari, certo. non, magari non scientemente, magari inconsciamente, magari non fanno un metro in meno, si muovono mezzo secondo, una frazione di secondo in ritardo, fanno un rientro in meno, fanno quei 5 metri in più o in meno che oggi che sentivamo st'estate, che se fai 5 sì, metri sì, in sì, più, sì. Nicola predicava questa cosa, se tu fai 5 metri di sforzo in più nel momento giusto, forse eviti a tutta la squadra, lui compreso, di farne 40 a rincorrere. Sì. Sono queste cose che in campo oggi non si sono viste. Diamo la linea ad un nostro telespettatore. Pronto, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Buonasera. Ciao Cristian, ciao Salvatore. Sono ciao, buonasera. Silvano, ci siamo conosciuti in qualche ritiro. Ciao Silvano, ciao. Ciao. Senti, volevo dire due cose. Allora, mi rivolgo fondamentalmente a Salvatore perché chiaramente è un ex giocatore. Intanto c'è Enzo che continua a inneggiare a Caputo. Io voglio semplicemente dire che Caputo è stato allontanato da Bari oltre che per i diciamo tra virgolette demeriti sportivi, credo che ci sia anche qualcos'altro, cioè tipo il comportamento non spogliatoio e via dicendo. Ma la domanda è questa: nel Bari di oggi, se ci fosse stato Caputo, il Bari avrebbe vinto? Non credo, quindi non credo che Caputo. No, ma il discorso, Silvano, però non era proprio questo. Enzo faceva un discorso comunque diverso anche sul fatto che comunque Caputo sì, sta prendendo le sue... chiedo scusa, rendiamoci conto che Caputo ha fatto 6 rigori, cioè 12 gol, ma sono 6 rigori. In realtà lui ha fatto 6 gol, quindi non vedo tutta questa forza in Caputo. Però lasciamo perdere, la stessa domanda la rivolgo con l'allenatore, non credo che la colpa sia dell'allenatore. Perché se ci fosse stato, che so, Ranieri o via dicendo, non credo che il Bari abbia, cioè debba risolvere i problemi con l'allenatore. Il problema sostanziale, secondo me, è che noi continuiamo ad avere un, diciamo, non competente direttore sportivo, perché le squadre le costruisce lui.
E siccome sappiamo benissimo che il presidente, per quanto io lo rispetti, e a Bari ha fatto delle grandi cose, ma è lui che fondamentalmente costruisce le squadre, fino a quando noi non avremo un direttore sportivo degno, perché le squadre le abbiamo sempre costruite così a Bari, da Janic all'ultimo Angelozzi, insomma, fino a quando non abbiamo un direttore sportivo degno della squadra, non credo che riusciremo a risolvere il problema. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Silvano. Beh, hai appena affrontato, diciamo, l'argomento, sì, l'hai, sì, no, l'hai appena mi detto. Trova, sì, Silvano mi trova d'accordo, l'ha mi ha detto proprio della mancanza di una figura ben precisa in società, senza nulla togliere a Zanfir, che ripetiamo, viene comunque da un calcio diverso, viene comunque da un altro, non da un campionato dunque italiano, magari può essere un buon consulente, però in Italia comunque ti serve chi è strettamente comunque legato al territorio e all'ambiente. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, purtroppo. No, io ne abbiamo discusso spesso quasi, anche con Enzo Tamborra, sì. No, ma no, chiedo scusa all'amico un attimo che è in linea. No, mi sembra quasi adesso di voler trovare un altro capro espiatorio. Nell'individuare nel direttore sportivo, o meglio, un determinato direttore sportivo. Poi si parla proprio di una mancanza. Sì, di il problema, secondo me, come al solito, non è solo, perché sennò è troppo facile. Pensi che sia l'allenatore, l'abbiamo cambiato, non era lui, abbiamo visto i risultati. Pensi che sia, adesso, giusto perché è stato dato in ballo, Caputo, lo mandi via, in realtà non era Caputo, probabilmente i problemi erano altri. Nel calcio, purtroppo, o per fortuna in questo caso, non c'è. Non è un'equazione matematica, sono tante piccole cose, certo, che devono andare a incastrarsi, a certo, coincidere, perché sennò non si spiegherebbe che di colpo certi, come dire, gli stessi giocatori fino a un mese prima fanno una certa cosa e poi esplodono tutta la squadra o solo i singoli giocatori. Vedi quest'anno la Roma, per esempio, per fare un esempio così che non ci riguarda, lontano da noi, è arrivato Spalletti, gli stessi identici giocatori hanno fatto sei partite di fila, adesso lottano per il secondo posto. Dice, allora è la colpa dell'allenatore? No, perché noi abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo messo questo qui pensando di migliorare, in realtà gli stessi uomini, teoricamente rinforzati col mercato di gennaio, stanno facendo peggio. Quindi, come vedi, non è proprio facile trovare la soluzione, no, sarebbe comodo, bello, ecco, quello è il problema, lo risolvi, lo cambi, e invece non è così. Diamo la linea ad un telespettatore, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Daniele. Buonasera. Onore appunto a Caploni. Caploni è un signore, si è fatto queste dichiarazioni. In merito appunto alla struttura della squadra, secondo me non ci sono giocatori che possono coprire i ruoli di base di uno schema, o il 4-4-2, 4-3-3 o 5-5-5, qualsiasi schema. Io volevo fare una domanda a Salvatore Guastella. Ecco. Salvatore, visto il tuo vissuto appunto, hai giocato a Bari o anche in altre squadre da calciatore, ti è mai successo che magari ci sono stati anche tentativi magari della presidenza a far giocare giocatori e non altri allenatori, cioè forzature? Grazie Salve. In grazie. Qualche circostanza sì, ma era casi sporadici, 1/2. Uno l'ho vissuto direttamente sulle mie spalle. E io sono stato, quest'altra persona è stata preferita a me, perché allora c'era un contratto capestro, se non faceva 25 presenze il Bari pagava 500 milioni per il suo prestito. E l'allenatore è stato costretto a schierare uno anziché un altro, ma può succedere per un giocatore, perché a noi, giusto per la cronaca lo dico, a noi è successo pure con un portiere, adesso capirete, recentemente ha giocato Donnarumma per 21 presenze perché sennò il Bari pagava, alla 21esima presenza non è stato più convocato, quindi giusto per, non ha mai giocato, quindi succede, ma per uno, se c'è qualche contratto capestro, ma non per più di un giocatore, perché sarebbe follia, sarebbe un suicidio. E allora, per questa puntata è davvero tutto, noi siamo in chiusura, io ringrazio ovviamente voi per essere stati qui con me, grazie a Salvatore Guastella. Sempre un piacere Barbara, grazie a te. Grazie anche a te. Ciao Barbara, Cristian, grazie. Ovviamente ci ritroveremo sabato in diretta dal San Nicola. Sì, per... poi ovviamente lunedì nel Beyond Gang, nel corso del Bianco e Loro su TV Sport, analizzeremo un po' anche, continueremo ad analizzare tutti quei... Ma lì, col tentativo che avrà ospiti, se no ci dobbiamo accontentare del solito allenatore avversario. A quanto pare comunque...
questo pomeriggio Andrea Camprone ha parlato con i nostri colleghi presenti a Chiavari. Speriamo di sì. Vedremo. Per la regia di Telebari io ringrazio Federico Semplice e Claudio Traversa, per quella di Radio Bari invece Pasquale 33 il nostro Davide a Brescia, per la pagina Facebook del TB Sport. Grazie anche a voi per averci seguito, buon weekend a tutti e buona serata. Questo programma è offerto da Bari Blu. Vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise. www.armeniseimpianti.it. SciCaf, il caffè. Sicme Energy e Gas. Gruppo Roma Gas and Power.